Sabato 16 novembre ha inaugurato la mostra Come rivestita, What Were You Wearing, presso la stazione ferroviaria di Ravenna. Linea Rosa ne è promotrice, ecco, di questo evento. Un flusso comunque è iniziato con questa mostra il 25 novembre. Come arriverete preparate a questa giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne? Partiamo alle 7:30 proprio dalla stazione. E alle 8 è prevista una performance di Marinella Freschi, una coreografa, e questo speriamo che focalizzi ancora di più l'attenzione sia sulla mostra che sul messaggio che vogliamo lanciare. E poi insieme arriveremo in Piazza del Popolo, dove la notte fra il 24 e il 25 realizzeremo delle nostre performance. Ormai siamo notte per fare questo durante la notte e la mattina, la città si sveglia con un qualcosa che possa fare riflettere. Due o tre anni fa erano le sagome, l'anno scorso sono state le scarpette rosse in Piazza del Popolo. Quest'anno invitiamo la cittadinanza a venire a vedere che cos'è che abbiamo pensato. In quell'occasione, con gli studenti delle scuole, sia medie che medie superiori, faremo un percorso attraverso proprio gli stereotipi e la violenza di genere. Ci sarà anche l'Accademia del Musical di Ravenna con i loro studenti. Poi avremo la possibilità di riflettere con loro nella sala preconsiliare, e al termine di tutto questo lavoro mattutino concluderemo con l'inaugurazione di due panchine rosse contro il femminicidio, che verranno installate nella piazzetta Serra, dove c'è il monumento in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Le panchine sono state realizzate dagli studenti del liceo scientifico, grazie a un generoso contributo del Rotary con la supervisione dell'Accademia di Belle Arti. Quindi credo che la mattinata sia molto ricca e che dia tanti spunti. Ma non ci fermiamo qui, perché la sera all'Alma Già, alle 21, invito veramente tutti a venire, perché i ragazzi dell'Officina della Musica hanno lavorato con selezione di cantoni, brani, musical sul tema della violenza, e anche questo sarà un momento importante. Importante perché anche nel campo della musica, nel campo delle arti, ci sono molti pregiudizi, ad esempio batteriste o bassiste, se sono donne vengono etichettate in modo, insomma, un po' strano, del tipo suono la batteria ma sono femmina, sono donna. E quindi anche questo è stato un modo per accompagnare un loro percorso che ha fatto già l'Officina della Musica con i loro ragazzi, con i loro insegnanti, e si sposava benissimo con quello che era il nostro ragionamento sia sugli stereotipi sia sulle libertà.